Buonasera a tutti, grazie di essere venuti innanzitutto qua. Questa sera presenteremo questo bel romanzo di Francesco Riti, che è ambientato proprio qui in Calabria. Tratta di un argomento abbastanza comune, che ovvero l'emigrazione verso terre del nord. Questo ragazzo Cisco, che ricordiamo è stato scelto il nome proprio da una campagna che lui stesso ha promosso attraverso internet, è stato scelto dagli utenti. Quindi questa storia che poi ci faremo raccontare, insomma, i vari aspetti diciamo più intimi, no? Del personaggio e soprattutto la storia che si sviluppa in questo libro. Stasera qui, in questa sede, la casa di Cesare Pavese, che ringraziamo sempre Tonino, grande amico e grande sostenitore della Prologo di Brancaleone, che noi non finiremo mai di ringraziare. Onoratissimo di avere qua con noi Antonella Italiano, che è la creatrice di questo bellissimo giornale in Aspromonte. Il braccio operativo. Sì, che sta comunque portando avanti. E sappiamo che la crisi editoriale, diciamo anche giornalistica, insomma, della carta stampata sta subendo un pesante. Siamo in un periodo molto particolare per la carta stampata. Noi non siamo mai stati in crisi, non siamo mai stati in attivo. Sappiamo che, diciamo, nel mercato globale la carta stampata sta subendo crisi, ma stavo arrivando al punto di dire che il giornale non ha conosciuto nessuna crisi proprio per lo stampo culturale di questa. Di questo giornale. Qui con noi il sindaco Francesco Moio, che ringraziamo per la sua presenza, e anche l'assessore Giovanni Dolores Leggio, qui con noi, assessore alla cultura, nonché anche il rappresentante della sezione Associazione Carabinieri, sezione di Brancaleone, e anche la dottoressa Carmela Toscana. Lascio a Tonino, che voleva fare un saluto, insomma, così, perché io amo stare sempre nel pubblico, perché mi piace nutrirmi di cultura. Come penso, noi siamo qui questa sera, siamo appunto venuti a scoprire che cosa si c'era all'interno di questo romanzo. Quindi lascio a voi, e grazie Francesco di aver preferito Brancaleone. Prego. Niente, io solamente il ringraziamento per essere qui presenti di tutti voi questa sera. Se mi permettete, ovviamente il mio ringraziamento in primis va all'amico Carmine, no, perché devo dire che io ancora il mio lavoro qua a casa è sempre di venire, a modo mio non finisco mai di risultarla e completarla completamente, però diciamo che dall'anno scorso Carmine mi ha spinto in ogni caso a cominciare a dare una spinta, tra virgolette, alla cultura, e così questa sera ormai siamo giunti alla settima manifestazione, e speriamo che sia continui il percorso ancora durante questi anni. Ringrazio ovviamente Francesco qua, che ha accettato l'invito di venire a presentare il libro qui a casa, e la dottoressa Italiano, che stasera ci... Stasera ho scoperto la casa di Cesare Pavese. Va bene, allora vi lascio la parola e grazie ancora. Grazie ancora. Ora me la prendo io, e sono proprio il sindaco e l'assessore alla cultura, che non conoscevo personalmente, quindi vi ringrazio per avermi dato questa opportunità, i miei amici che sono qui, che fanno con me il giornale, del solito buono, Bruno, Salvatore, Lucisano, che prima, per questo ti ho detto, io sono il braccio, perché in realtà il giornale nasce da una spinta collettiva, da una voglia collettiva, e noi abbiamo tracciato tutti insieme questa linea editoriale.
E devo dire che Lucisano, che di Brancaleone, è un po' l'ideologo di quella che noi riteniamo una sorta di rivoluzione, perché all'inizio, quando il giornale nasce, dura un po' di tempo, così mi contestualizzo. Mi preoccupo sul dopo, tranquillo. Quando il giornale nasce, nasce in maniera sfacciata, perché questo voler parlare di Aspromonte, cioè mentre tutti ribadivano la cronaca, l'andrangheta, il traffico di droga, il traffico di uomini che c'è stato, quindi sequestri di persone, noi nasciamo con questa linea editoriale che già di per sé era una provocazione, cioè parlavamo dell'antico mestiere, del pastore, quindi parlavamo di un Aspromonte bello. Però dopo un po' di tempo ci saremmo attattiti, perché dopo 2 anni naturalmente abbiamo fatto quasi tutti gli antichi mestieri, quasi tutti i racconti, siamo riusciti anche a fare una ricerca sulla toponomastica, del perché la rocca si chiama in quel modo, perché quel posto si chiama in un altro, quindi avevamo ricostruito più o meno tutto. Ed è lì che poi arriva Bruno Lucisano e dà una sferzata, perché lui in realtà è un opinionista, un editorialista, quindi riesce a scrollare il giornale da questa monotonia e con i suoi interventi ad attualizzarle. Ed è ancora Salvatore Lucisano che tira meglio orecchie quando magari insegue una cosa piuttosto che un'altra, quindi non si conosce l'uomo ombra che c'è, però io a lui devo tantissimo. Francesco Eriti l'ho conosciuto, e vorrei salutare anche un'altra persona che sta facendo molto per la nostra terra, ed è un ragazzo giovane che è venuto a trovarci. Io mi chiedo come abbia trovato lui la Pisa, Rocco Sergi, del Centro Studio Ausonia, che mi auguro farà un intervento, visto che qua faccio un intervento, così ci spiegherà anche che tipo di lavoro sta facendo. Francesco, ora parliamo di te. Voglio parlare un attimo del Centro Studio Ausonia, perché sta facendo un lavoro importante, loro vogliono recuperare, stanno a Pisa, credo, poi lui mi correggerà, come base, però hanno un occhio puntato sulla Calabria, perché i soci sono tanti calabresi e vogliono investire sulla riscoperta dei nostri beni culturali. Naturalmente è una presenza importante lui, perché porta in Calabria una mentalità che noi ancora non conosciamo. Io quando l'ho visto ed era pieno di voglia di fare, mi sembrava una sorta di Zanotti Bianco. Dico, ma che ci fa questo personaggio qui? Come mai si muove così? Se non che è Cosimo Sframeli proprio a dirmelo, perché recentemente è stato invitato in un bel convegno che loro hanno fatto, anche abbastanza importante, è salito a Pisa. Ho detto, allora, che cosa hai scoperto, Cosimo? Ho scoperto che ogni calabrese, per poter emergere, deve uscire fuori dalla Calabria. Rocco Sergi è semplicemente un ragazzo che era in gamba, è fuori, ecco perché forse anche tu vuoi partire, questo è il dramma anche di Cisco, del tuo personaggio, è fuori con gente che ha una mentalità diversa dalla nostra, naturalmente che sta meglio, che è abituata alla bellezza, con gente che è disposta a investire per la bellezza, cosa che per noi è inconcepibile, perché tiriamo avanti per sopravvivere, e naturalmente una potenzialità come quella di Rocco emerge, ecco, non è nient'altro, niente più che questo, una persona che andando fuori è riuscita a brillare della sua luce, la stessa cosa che auguriamo, che lo stia facendo anche Francesco Eriti, e il destino un po' segnato di tutti noi, insomma, che abbiamo questo sogno, il sogno, io me lo sono appuntato anche il sogno di Cisco, questo di emigrare per poi tornare. Cioè abbiamo questa voglia di conoscere come saremmo stati fuori da qua, però continuiamo a vivere con questo desiderio di, come dici tu, una prateria, una casa, una famiglia, quindi una cosa poi normalissima. Però è normalissima all'estero, fuori, per chi ha le possibilità di lavorare. Per noi c'è prima questo viaggio travagliato e poi questo sognato ritorno, che non è detto che ci sia, mi auguro, che per te ci sarà, che sei migrante di nuova generazione, un tempo. Diciamo, non era così. Francesco Eriti, io l'ho conosciuto tanti anni fa. All'epoca io ero direttore responsabile di una radio, molto più acerba di adesso, quindi lotta continua per vedere chi togliere, chi fare, hai detto male, ti caccia. E lui era un ragazzo che già all'epoca aveva questa sua ponderatezza, molto tranquillo, molto pacere, partiva da Merito apposta per venirci a trovare. Ed era un grandissimo, non so che fine abbia fatto ora questa tua vocazione, cronista sportivo. Noi ti seguivamo ammaliati
Sì, si faceva la radiocronaca dei campi, era in campo. Io ti faccio questa osservazione e qui voglio farti una domanda, perché il Francesco Riti che conosco qua è un po' diverso. Ora ti riscopro se è vero che questo romanzo è un po' autobiografico, quindi sei tu che me, io non sono un saggista, non sono un critico, quindi non potrei esprimere un giudizio se non da lettore sul tuo romanzo. Però ho tante domande, quindi credo che abbiate creato il contesto giusto. Non ti conoscevo così, questo film con le donne, se è vero che è un romanzo un po' autobiografico, quindi un po' cattivello. Ma non è autobiografico. Molti pensano che sia autobiografico perché alla fine il personaggio nasce in questa terra, cresce e poi decide di andare al nord. Per è un personaggio un po' dannato. No, un personaggio un po' dannato, però alla fine è un personaggio che nasce, cresce e va all'estero e va al nord per una questione più di lavoro, per una ricerca di lavoro. E molti hanno pensato che sia un romanzo autobiografico perché è un pochettino la mia storia, sono nato e cresciuto in questa terra e da 2 anni mi trovo all'estero sempre per lavoro. Però la cosa che ho fatto prima, la battuta che poi magari fa sempre ridere, è quella che non è autobiografico perché quando poi parla del rapporto delle tante donne non è la mia vita. Quindi già questa la mia presentazione c'erano anche i miei genitori, mamma mi ricorda, faccio non vi preoccupate, non è autobiografico. È normale che quando si scrive c'è sempre un qualcosa che... Cioè non c'è un personaggio che Francesco Riti trasportato nel libro, nel mondo, è un mondo difficile. Diciamo che ognuno di noi, anche io, anche le persone che mi hanno conosciuto, si rivedono per alcuni aspetti in un personaggio rispetto all'altro. Ma io non so, il Cisco non è Francesco Riti e Francesco Riti non è Cisco. E quindi magari c'è qualcosa... perché là dicono che è un personaggio positivo, molti mi hanno detto che hanno letto il libro, che non Cisco è un personaggio positivo, che dà un messaggio positivo. Però magari non sono Cisco, sono l'amico Renato, quell'amico che a un certo punto trova l'amore della sua vita e si sistema, ma io sono singolo, per esempio, quindi non sono nessuno degli altri, non ho avuto una storia lunga come Cisco, il personaggio che è stato con questa sua compagna di classe per molti anni, finché lei ha deciso di andare al nord e ha abbandonato sia lui che tutti i suoi parenti. Quindi non c'è niente di me in un solo personaggio, ecco perché dico che non è autobiografico, quindi già ho risposto alla prima domanda. A me ricorda moltissimo leggendolo, però ora non mi permetto su questo autore vorrei fare un'osservazione, poi la farò, però è già una bestemmia, non è riferito a un parallelo con te, bensì a un parallelo con un grande autore calabrese. Allora, mi ricordo un pochino Saverio Strada, ora la bestemmia la faccio. A me Saverio Strada, che sono un lettore, sono un ignorante, vengo da studi scientifici, quindi per fortuna non ho le catene di uno studioso, quindi non so contestualizzare le varie cose. Da lettore, quando apro un libro di autori calabresi, per esempio Alvaro, che sono saggisti, grandissimi, che non c'entrano niente con Strati, questi sono tutti i rimproveri che mi fanno. Perché Strati è solo un narratore eccetera eccetera, però io da lettore semplicissimo quando apro Saverio Strati mi perdo, devo chiudere il libro e capire per arrivare alla fine della storia, quando leggo Alvaro, e questo lo dico da lettore, non da ho un pochino più di difficoltà. Però Saverio Strati mi ricorda moltissimo te in questa, io non so quanto tu l'abbia letto, se tu lo conosci, c'è un romanzo che è ambientato ad Africa e che mi ricorda tantissimo il tuo, che è La Teda. Anche lì c'era mi ricordo se si chiama Mastro Filippo, un ragazzo giovanissimo, costretto a fare il muratore, che sognava una vita diversa, lui avrebbe voluto studiare, dannato con le donne un pochino... come lo descrivi tu, quindi un po' un personaggio un po' particolare, anche lì c'è un messaggio positivo. Cioè alla fine lui da una persona, poi anche lui aveva un amico esattamente come l'amico Renato di Cisco, più ponderato, che lo invitava a studiare e a leggere, che gli dice la storia di Terra Rossa e di Africa deve essere raccontata, indicando per la storia di Terra Rossa tutto il dolore che viveva Africa. E poi questo personaggio dannato della Teda lo fa. No, io ho letto qualcosa di Strati, sì, però la Teda non l'ho letta, quindi anche questi squarci che tu apri nella vita, ma non nel lavoro manuale, ma alla fine fatto, cioè, a te ha colpito questo aspetto del fatto di essere dannato con le donne, però
rispetto anche ad altre persone, le altre presentazioni che ho fatto, no? Tu sei stata colpita da questa quattro note. No, però ci sono altri messaggi, perché sembra passato il personaggio da andato con le donne, ci sono altri messaggi come il ruolo della famiglia, il ruolo della perdita, della morte, che alla fine sono sempre temi che ognuno di noi affronta, chi di più, chi meno. Tutto per la morte di Cisco, del fratello, quando era giovane, ma la famiglia lo vive fino all'ultimo giorno, facendo mettere di salto quella che era il problema, la malattia del bambino. O altri aspetti come il problema del lavoro, il problema appunto dell'immigrazione, dato il fatto non tanto di una necessità, tanto che riferisco a questa necessità di andare fuori perché intanto con le donne vuole fare nuove esperienze e altro, ma perché si trova a un certo punto, perde il lavoro che aveva, a causa della morte di Michele, che era un signore che gli dava la possibilità di lavorare nei suoi campi e quindi di avere dei proventi sia per lui che per la famiglia, ma rimane senza lavoro e si ferma davanti al bivio e dice: ok, cosa faccio? Rimango qui e vivo degli espedienti, o tento la carta del nord, che poi magari c'è la possibilità di lavorare, perdendo tanti aspetti come il fatto di stare con la famiglia, il fatto anche semplice di bere un bicchiere di vino comprato in una bottega sotto casa e sentire quell'odore, sentire quel sapore del vino che non è lo stesso di quello che abbiamo nella nostra terra. Quindi anche questo, cioè, poi la cosa di soffermarsi ci vedo il suo cambiamento. Ci vedo il cambiamento, ci vedo la sua ribellione, questo atteggiamento che lui a un certo punto assume, che non è il suo atteggiamento iniziale, ci vedo proprio la ribellione, l'inizio di una ribellione, per questo non stavo. Sì, no. Sulla questione, no, è giusto anche contraddire sulla questione del cronista sportivo e altro, che poi siamo conosciuti come in Tagalabria, come quant'altro, ora quanto da una risposta, lavoro per un'azienda di scommesse online, quindi sempre lo sport risporta sempre. Ora ti contraddico io. Francesco, quando inizi a scrivere, io qui ho da farti un rimprovero, io che sono un lettore e mi piace vedere in un libro una sequenza di immagini e dialoghi, nel tuo libro noto anche tante riflessioni che per me è un libro, sono io che le devo fare, vivo un pochino, ma me le imbocchi tu. Deduco che questo libro nasca, tu qua mentre lo stavi scrivendo sapevi di scrivere un libro che avresti compiuto, portato a compimento, quindi c'è una volontà precisa di scrivere il libro o nasce come un bisogno tuo di inseguire la storia che poi in effetti alla fine questo libro che nasce quasi come una riflessione prende un bel ritmo e alla fine che sono costretta io, la metà e poi a leggerlo tutto, perché poi arrivano dalla partenza, dal dramma, da quando lui matura il dramma della partenza fino alla partenza, la morte del datore di lavoro, come dicevi tu, inizia ad acquisire una sequenza di immagini molto stradiana, che a me piace tantissimo. Come se ti avesse anche trasportato, questa è la mia lettura, ero curiosa di chiederti come nasce. È stata una bella battaglia. No, nasce tutto dal fatto che, facendo il giornalista per il giornalaio, come consiglio, per tanti anni, e poi andando all'estero, iniziando una nuova esperienza che non è niente col giornalismo, quindi avevo perso un pochettino come era quel desiderio, quella monotonia, tra virgolette, di scrivere ogni giorno. Quindi ho iniziato così a buttare i primi versi, ma non era neanche riflessione, era più un desiderio di dover esprimere all'esterno quello che stavo sentendo. Io non avevo detto faccio un libro. Io ho detto scrivo qualcosa, poi vediamo cosa esce. Poi giorno dopo giorno poi iniziava a prendere forma, iniziava a capire che comunque dovevi anche cambiare registro, c'è anche quella scena famosa con le due donne. Per la serie che capisci che comunque come in un film, come in un libro, sono dei momenti in cui la situazione è statica e quindi devi dare sempre qualcosa per cambiare il ritmo stesso al lettore. Perché se tu leggi sempre la stessa cosa, come quando dici un libro di poesia, ok, i libri di poesia perché sono brevi, a parte che dico, perché hanno sempre quel tono. Se tu non dai, non voglio spiegarmi bene. Nel senso che anche quando vedo un film, no? Se tu inizi il film, partiamo sul film così non serve adesso. Vedi un film e inizia sempre, ha sempre lo stesso livello di attenzione, non c'è una scena che ti fa cambiare l'attenzione, a un certo punto ti stanchi. Non vedi più il film, stessa cosa nel libro. È una visione molto maschile questa, che per esempio una donna potrebbe far cambiare a sterzata una poesia o un altro. No, ma nel senso che tu vedi un film, cioè tu lo apri e vedi le persone sempre la stessa famiglia che non succede niente, che esce da casa, la stessa routine, e il film continua così, cioè fino alla fine c'è il film, non ti prende, giusto? È la stessa cosa in un libro. Beh,
io ho la mia visione. E poi con la cosa personale rispondo alla cosa, non è che poi ci sta una cosa che diventa immagine, quando scrivi poi è come se l'appetito viene mangiato. Poi a un certo punto la storia inizia a delinearsi e poi dice ok, prendo un libro, poi dice ok, mi serve anche la copertina. Vai, ti trovi a Palizzi Superiore, vedi Carmine che tiene questo bambino per mano, dice che okay, quella deve essere la foto della Eddie e Carmine, non è che perché l'ho fatto per Carmine. Quel momento, mentre ancora era in fase embrionale, eravamo a settembre, ho detto questa deve essere la foto del libro, se io termino il libro. Infatti il libro è stato pubblicato a febbraio. Ora, prima vedere se c'è qualcuno che vuole intervenire, se no lo facciamo intervenire per forza, il maestro ci lascia. Mi posso chiedere che cosa tratta il libro, che io non ho capito. È la storia di un ragazzo nato e cresciuto, diciamo, nell'area greccanica, anche se non viene mai parlato di area greccanica, però c'è un aspetto in cui lui è di fronte al mare con sullo sfondo l'Etna in eruzione, quindi per forza, per chi diciamo, è nato e cresciuto qua o ha visitato queste zone sa benissimo cos'è, c'è proprio questo paesaggio, l'area greccanica, e anche la copertina è una rua di Palizzi Superiore. Questo ragazzo cresce, affronta quelle che sono le peripezie, quelli che sono gli aspetti che ognuno ha, dall'amore, alle morti che ti possono evitare, dal problema del lavoro, finché arriva a un certo punto, cresce, perde il lavoro e decide di andare al nord, va a Milano, inizia una nuova vita e poi si capisce se questa vita sia cioè questa scelta che ha fatto è stata la scelta giusta oppure no. Questo è in sintesi. Però non lo compro più. Allora, se dopo le Angeli se ne va senza libro, devo scusare che manca già Franco Marino, ha avuto un incidente, non ho capito ora di che. Un problema alla macchina. Un problema alla macchina, non ho potuto essere qua per fortuna, così ora devo farti un'altra domanda e poi vediamo se le Angeli si dottora qualcosa da rimproverare. Questa visione che tu hai, perché quando tu dici che per cambiare un attimo, dare più attenzione al libro. Io sono molto affezionata invece a questo ambiente familiare che tu descrivi, perché come anche tramite te è come vedere vivo la Spromonte. È un tempo che non ho capito bene se negli anni 60-70 tu hai individuato. In che periodo è ambientato il tuo libro? Forse anni 60-70? Non c'è, non vengono date come l'epilogo del libro, come ci sono quelle. C'erano delle finestre che rimangono sempre aperte. E come la cosa tu dici che può essere anche come stavi dicendo, sicuramente arriva a quello che ha una visione maschilista, no? Del rapporto con la donna. E alla fine non è che io abbia fatto niente di particolare. Ah, cioè,